tutti ragazzi, oggi vi porto un gioco che si chiama Toki, probabilmente molti di voi lo conosceranno. È un gioco dell'89, anche se questa è la versione rifatta, insomma, moderna, che è uscita l'anno scorso. E praticamente io ci giocavo sull'Amiga, è un gran gioco, veramente un gran gioco, non era facilissimo, infatti penso solo una volta sono riuscita ad arrivare al boss finale, ma soltanto perché avevo la versione con le modifiche, quindi potevi avere vite infinite e roba simile. E il boss finale non ero neanche riuscita a sconfiggerlo, quindi vabbè che ero una ragazzina, però sono sempre stata abbastanza sola. E niente, quindi pensavo, insomma, mi è venuta voglia di rigiocarlo e ho detto vabbè, proviamo questa versione nuova e a questo punto la porto anche sul canale, quindi la giocheremo insieme. Allora, possiamo vedere nei bonus, c'è il jukebox che quindi fa, penso, le varie musiche, la galleria, ecco qua, i disegni, insomma, dei vari mostri, come sono stati rifatti. E poi c'è sta anche il fumetto addirittura, quello abbiamo visto, insomma, all'inizio. Praticamente viene rapita la nostra bella donnina dal cattivo di turno, noi veniamo trasformati in scimmie da sempre sto cattivo e niente, quindi dobbiamo andare a vendicarci e soprattutto a liberare la nostra donzella. Ecco qua la versione scimmietta. Perfetto, e direi che... ah, nelle opzioni volevo far vedere, io ho messo facile perché tanto sono una sola. Lo schermo puoi farlo retro, che sembra uscito da un cabinato, insomma. Peccato però non c'è la versione quella lì proprio storica, sarebbe stato carino. Come hanno fatto con Monkey Island, quelli nuovi, che puoi giocare sia con la versione nuova, altrimenti puoi mettere la versione pixellosa dell'epoca. Sarebbe stato carino anche qui, onestamente, che l'avessero messo. La musica è uguale, puoi fare la versione arcade classica. Ok. O moderna, ma noi giocheremo a questo punto tutto moderno. E direi nuova partita. Poi erano anche abbastanza i quadri, eh? Non era proprio una cosa molto corta. Vedete, questo è tutto il tragitto che ci tocca fare per arrivare poi al cattivo, che sta in alto a destra, credo, dovrebbe essere qua il cattivo. Quindi uno, labirinto di caverne, la dolce Miho, quindi si chiama così la nostra donzella, 9 credits, quindi non so se si può aumentare, eh? È caduta nelle grinfie diaboliche di Bashtar, il suo amato, il potente Toki, ha anche subito un tiro mancino. Ora, ridotta a un'umile scimmia, Toki deve imbarcarsi in un viaggio pieno di insidie per liberare Miho e tornare umano. Ci proveremo, non ve l'assicuro. Allora, questa scimmia non si sa perché spara comunque. Ah, c'è pure il tempo a posto. Sto giocando col joystick perché questi giochi non vanno bene con la tastiera. Questa scimmia mi stava sulle palle già all'epoca, aiuto. La musica è quella dell'epoca, versione, insomma, rimasterizzata. Tan tan tan. Ok. Questo mi dà armi più potenti. Attenzione che queste fanno male, ok. Allora, questo è da prendere senza farci pungere, che ci dà il casco, un minimo di protezione. Ad esempio quello mi ha dato infrociato sul casco. Questo quando scendo mi viene addosso. Ok, mazza, mi ricordo le cose come se ci avessi giocato ieri. Saranno, boh, 15 anni che non ci gioco, non lo so. Porca, questo non mi ricordavo invece. Allora, qui si arrampica. Allora, questo non è difficile. Sembra chissà che cosa, in verità non è difficile. Prima speriamo a quelli. Poi, mentre spara, deve girare sulla capoccia. Perché non me la giro? Perché non mi giri sulla capoccia? C'era un modo per girare sulla capoccia. Ecco. Quindi basta sparare prima a questi. Poi passiamo di qua. Abbassati. Questo non crevi. Spara su, spara su, spara su. Ok. Attenzione che non ho ammazzato però quelli. Avrò ammazzata? Ok, adesso sì. Cerchiamo di ammazzare pure questa. Ok, ammazzata pure quella. Ma che cazzo scendi? Allora, arrampica di qui e spara sti cretini qua. Oddio, mi faccio male?
Dai, pialo. Perfetto. A posto. Più scenica sta macchina che altro. Ah, questo mi sta un po' sulle scatole, fa la fiamma così da vicino. Preferivo l'altra di arma, onestamente, però vabbè. Attenzione sempre a pesce. Porca troia! Che poi il problema di sto gioco, come i vecchi giochi, insomma, cioè, manco te da due vite, te ne da solo una, ecco. Cioè, perdi subito. Allora, tipico ragni sempre nei giochi fine anni 80. Ah, potevo anche saltarci sopra per arrivare là sopra, ok. Ok, questo è meglio, confronto alla fiamma di prima che faceva schifo. La scimmia maledetta. Oh, porca vacca! No, se mi prende... cazzo! Ah, vabbè, poi vabbè, questa versione moderna praticamente ti fa riniziare dove hai perso. Mentre i vecchi giochi, come sapete, erano più complicati e ti facevano riniziare più indietro. Non mi ricordo se addirittura dall'inizio del quadro, forse no, però comunque non dove sei morto. Sto coniglio non c'era. Attenzione. Vai. Aspetta. Porca. Dai, su, brigate. Ok. Fatta la cazzata. Ah, intanto cerchiamo di prendere. Non ci arrivo. Porca vacca. Allora, qui saltalo. Ok. Quelle mi danno le monetine. Poi non mi ricordo manco che monetine, se comprava qualcosa, boh, mi ricordo. Anche perché tanto, cioè, ripeto, io ho poca pazienza. E all'epoca il fatto che quando morivi ti faceva riniziare quasi da capo, sicuramente mi faceva passare qualsiasi fantasia. Porca. Mi ricorderò sempre queste musiche comunque. Viva l'amiga, sempre viva l'amiga. Comunque questa versione nuova è carina, molto carina la grafica. Soprattutto magari fa anche conoscere questo gioco a chi all'epoca non l'ha vissuto. Allora, attenzione che questo mi schiaccia. Aiuto. Madonna, quanti so. Vabbè, è stato più facile del previsto, in verità. Rosso di rabbia. Dai. Mi sa che all'epoca era più complicato. Livello 1 completato, perfetto. Ok, quindi da qui andiamo al tempio sommerso. No. Lago Nettuno. Dopo aver attraversato l'incolume, il labirinto di caverne ed essere sfuggito alle fauci della porta di Mornar, Toki solca le acque infestate dagli squali del lago Nettuno. Attenzione agli occhi di Rambachal. E cercheremo di fare attenzione. Allora, sto stronzone mi sta sparando. Maledetto. Porca. Ah, vedi che è più furbo di me. Sto stronzo. Allora, volevo ammazzare prima quello perché sennò gli ho fatto addosso. E già sono finito. Lo ignoro? Se ne frega? È che se ne. Madonna, meno male che sono saltata sopra. Hai perso la testa. Non voglio le fiamme. Volevo evitarle, onestamente. Da quante poche volte ho finito il primo quadro, manco me lo ricordo questo, onestamente. Mi ricordo solo il primo quadro e il boss finale. Ah, questo ok, abbiamo il casco. Ok. E questo quanto altro due colpi? 4 addirittura. La musica è bellissima. Ok, guarda come sta la nuota. Vai, giochi. Ma possiamo scendere, sì. Porca troia, che infilzata. Deve aver fatto male. Io direi famola in fretta sta cosa. Va prima che quello ci infilza. Mi spiace non vedere sotto. No, non ha funzionato neanche così. Direi che invece proviamo a scendere giù e a sparare a questo punto. Urca. Allora, mettiamo tutti.
Tanto a quanto pare possiamo respirare sott'acqua. Quello del disegno che abbiamo visto prima, questo me la tengo. Questa da 3 è meglio. Prendo un ampio raggio in fronte alle altre. Le tartarughine quanto sono carine. No, l'ho già finita. Rivoglio l'arma di prima. Perché? Ridatemi l'arma di prima, maledetti. Tartarugona. Attenzione. Tacci da tartarugona. Andata a 2000. Porca vacca. Aiuto. C'è troppa gente. Record personale 68.350. Facile. Ah, ecco perché era più semplice. Giustamente me l'ho scordata. Continuare, sì. Perché comunque è la versione facile. Ok, invece nel gioco base non puoi scegliere la difficoltà. Quindi è difficile e basta. O comunque almeno normale, insomma, come difficoltà. Ok. Allora, sali, sali, sali. Namosene, lascia perdere tutti. Il fuoco... No, ho preso il fuoco, porca troia, quanto l'odio. Conviene consumarlo tutto, così me lo levo dalle scatole. Allora. Questo sì, che seguiamo il casco. Un po' rivaluto il fuoco, in verità. Perché è carino perché spara a 2000. Però è troppo breve il raggio. Preferisco questo. Allora, spara, spara, spara. Anche perché poi eravamo arrivati al boss, ridendo e scherzando. È un po' corto il quadro, quindi. Ma perché c'è un sacco di gente, è complicato. Questo subiamo perché tanto non mi finisce. Ok. Poi sarebbe quasi da sparare poco per portarlo al boss questo qua. Però, diciamo, un po' complicated, ci ammazzano. Allora, altre tartarughe stavano sotto, sì. Mettiamo tutti questi, così se li levamo. Dai, muori, tacci tu. Ah, la colonna, ok. Pensavo ci potevo passare, no? Catroia. Come l'ammazza quello che c'ha lo scudo? Scusate. E poi mi lancia i piragna. Ok, io ho rotto lo scudo. Non ho visto la tartaruga. Tacci da tartaruga, levati. Ok, ho rotto lo scudo. Piano, con paura che arriva un'altra tartaruga. Ok, è morto questo. Ah, ok, non era il boss. Se no era troppo corto il quadro, sì. Madonna, non ho preso quello. Mi chiedo pure se banane, fragole, che servono. Perché non mi ricordo se nel gioco base c'era. Cioè, nell'originale. Allora, sali qua. Perfetto. Cazzo, questo mi sta proprio sulle palle. Ok. Quindi qua c'è il boss. Ah, l'occhio, sì, me lo ricordo. Questo mi lancia gli occhi. Faceva abbastanza schifo. Allora, spostati che qua. Arca troia. Dai, che facciamo pure questo. Che palle questo che mi lancia sta cosa. Che morte stupida. E il mostro mi sta più antipatico in assoluto, veramente. Oh, ecco. Lo ammazzo da lì sopra, meglio. Lo sto più a due volte. Oh, ma che è davvero d'avorio. Riusciamo a prendere una volta? E non riesco. Devo spostare perché il raggio non è che va proprio dove voglio. Invece da... Vedi, perché io voglio cercare di fare le cose a 2000, no? Invece di cercare di ammazzarlo nel più breve tempo possibile, devo concentrarmi per resistere di più.
Ma poi i secondi diminuiscono sempre di più. Non ho capito se già ce n'avevo pochi o diminuiscono sempre di più. Spostati. E porca troia. E niente. Mo 60 volte. Ah, mi sono scordata questo. Vabbè, raga, scusate. Come sapete, c'ho una memoria proprio discutibile. Meno male che l'ho messo facile, perché conoscendomi. Sì, però se magari ho pio. Allora, così. Spostarla. Spara. Allora, ammazziamo sti occhi. Dove si mette? Ok, è morto. Un pallone gonfiato. Sgonfiato anche. Sì, non era complicato. Sì, questo rincoglionito. Allora, stiamo andando. Tre antri di fuoco. Sull'onda delle sue ultime conquiste, Toki si avventura nel cuore ardente degli antri di fuoco in cerca di Mio. Qui affronterà una prova letale affrontando Mogulbor, il bestiale guardiano di questo inferno sotterraneo. A calla, questa già vedo peggio. Allora, vediamo com'è questo. Sembra potente. Allora, questo che fa? Non immaginavo che c'era una cosa simile. Porca troia questi, quanto li odio. Allora, qui scendiamo sicuro. Ho paura che mi facevo male. Uccello di fuoco. Ah, la fiamma è finita. Ok, era a tempo. Non era a seconda di quanto lo usavo. Vabbè. Una chiave. Aspetta. Volevo prendere questo. Aspetta, io troppo. Prendiamo questo. La monetina che se ne frega, onestamente. Anche perché non ho ancora capito a che servano le monetine. Allora, questo in teoria dovrebbe abbassare. Ok. E lo facevo pure all'epoca. Perfetto. Ecco, di questo quadro mi ricordo questa cosa che dovevamo abbassare la capoccia per fa... Porca troia. Per ammazzare quegli affari là. Per sparare a quei cosi che lanciano sti cosi che mi ammazzano. Questo non c'era prima, scusate. Allora. Spostati. Perfetto. Cinghiale. Mannaggia. Mo' perdo 60 vite per sta stronzata qua, guarda. Ah, intanto piede questo. Ah, vedi, il casco è servito. Punti di vista. 70.000 punti? Ah, 70.000 punti, sì. Allora, ma se io adesso salto di qua, non mi fai risalire però. Allora, una volta. Salta qua. Il maiale. Salta così. Ok. E salta qua, perfetto. Il ragno. Attenzione, che lancia tipo ste caramelle. Sembrano i caramelle. Se magari muore però. Ecco, la cosa scomoda è che non è che sparo proprio in tutte le direzioni. Dai. Questo se prendo lo devo saltare sopra la maiale. Ah, devo saltare sopra questo. Ok. Perfetto. Attenzione. Perfetto. Allora, qui. Lo sapevo, l'ho visto. La scimmia a culo l'ho presa. Questo mi dà più tempo. Ok. Attenzione qua. Ok.
Fatta la cazzata. Porca troia. Dobbiamo prima ammazzare quello, giustamente. Ok. Dai, che se fa. Scendi piano piano. Allora, spariamo prima a questi, leviamoli. Ok, va bene. Uccello di fuoco, levati. Ok, quello è morto. Chiave. Attenzione al ragno. Mamma mia, che liscio. Ok, questo si muove da solo. Quindi mi devo sbrigare ad ammazzarlo. One up, vabbè. Lo sapevo. Oh, attenzione, stavo tornando indietro, rincoglionita. Il vero problema è che se adesso muoio non so se rinizio il quadro da capo, palle. Perché pare l'ultimo continue. Ok, attenzione, una alla volta. Allora, questo, giù. Giù. Via. Giù la capoccia. Levati, levati, levati. Ok. Altra cosa tipica dei giochi vecchi. Cazzo, mi fa male pure l'uovo. 85.200. Attenzione. Continuare, sì, ti prego, fammi però continuare da lì. No, tutto il quadro da capo, maledetto. Però mi chiedono se volessi uscire, poi mi fai continuare comunque da qua, penso, no? Allora, riproviamo e vediamo un attimo se ci si riesce. Ok. Attenzione qua. Dai. Allora, qui c'è sempre questo uccello di fuoco. Che bisogna colpirlo un po' di volte. Ok, perfetto. Ah, la chiave, giusto? No! Vabbè, capiamo. Dai, muori. Ok. Spostati. Spostati. Perfetto. Allora, qua ci vuole solo un po' di pazienza, che prima sono andata a 2000, come mio solito. Eccola. Sparata a tutte e due non volevo. Allora, attenzione qui al ragno. Levati, levati, levati. Ok. Dai. Perfetto. Ok, vero vero. Attenzione qui, il ragno. Ok. Questo pipistrello così. La scimmia. Orca. Mamma mia. Che prima l'avevo presa al volo. Che pelo. Allora, attenzione qua al ragno. Ok. Perfetto. No, che stupida. Vabbè, non ci torno indietro a prenderlo, onestamente. E mori. Oh, questo non l'aveva fatto, cazzo. Allora, attenzione, sto ragno che sta in una posizione un po' scomoda. Giù, giù.
Allora. Qui quello che se ne frega. Ok. Pesa pure questa scimmia e quella, perfetto. Mo. Giù. 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 E via. Ok, posso. Allora, vai. Raccatta qua, attenzione all'ovo. No, non ho visto quelli sopra, ma ero scordata che tornavano indietro. Ammazziamoli. Così evitiamo. Eh vabbè, però sono deficiente. Cioè, o mi più sti cosi o mi più l'ovo, eh. Sono cretina. Allora, dai, lancia sto minchia del guscio. Paveri via. Le fiammelle. Ok, fino a che le lancia lì va bene. Attenzione alle fiammelle. Ok, attenzione qua. Sto draghetto mi sta abbastanza sulle palle, eh. Non me lo ricordavo. Ok, quello è crepato. Attenzione qui. Mamma, lo sapevo che quello crollava. Ok. Che ansia. Oh, le uova che fanno avanti e indietro non è, non è bella, ecco. O me becco le uova o me becco le fiamme. Vabbè. È un problema quel pezzo. Volevo almeno arrivarci al boss. È un po' complicata la questione. Ah, ok, se ci salto sopra non ci muoio. Ok, perfetto. Meno male. Attenzione qui. Attenzione qui. Ok, una banana. Dei punti sono. Ecco il boss. Adesso non mi ricordo proprio. Mi lancia burp. Ah, ecco, mi ha dato un calcio. Dove metto? Cioè, scusate. Era finito lo scenario. Direi? Complicated. Ah, mi ha dato subito un calcio, così, il calcio di benvenuto praticamente. Calcio d'inizio. Dai. Dai. Dai, sono soddisfatta. Addirittura tre quadri abbiamo superato. Ci posso credere. Si vede come sto facile. Quindi adesso andiamo nel paese dei ghiacci. Palazzo di ghiaccio, dal fuoco al ghiaccio. La missione di Toki lo conduce nei recessi proibiti del palazzo di ghiaccio, dove aver nuotato nel passaggio subacqueo deve emergere per combattere Zarzamot, il mostro congelato. Va bene ragazzi, dai, direi che per oggi va bene così. Io spero potremo continuare, insomma, da lì. Vediamo un attimo. Nuova partita? No, perché non me fai fare? Speedrun Arcade.
Ah, ok, quindi noi stiamo giocando versione arcade. Ma io non voglio fare nuova partita, cioè non si può continuare il gioco. Ah, quindi bisogna farlo tutto insieme. No, vabbè. Questa è un po' una cazzata, onestamente. Non mi fai continuare dove sono rimasta. Vabbè, ragazzi, quindi direi che non lo continueremo, ma era soltanto per farvi vedere questo gioco. Un po' rosicato, onestamente, che dovrò riniziare da capo. Cioè, boh, pare strano. Record. Boh, mi pare un po' una cazzata, onestamente. Va bene, fatemi sapere se voi lo conoscevate il gioco, che ne pensate, se vi piace, eccetera. Come sempre, quindi iscrivetevi al canale e niente, vi aspetto al prossimo gioco. Alla prossima, ciao ciao!